La dodicesima di ritorno della Serie B cestistica ha proposto l'interessante confronto delle Palla Castellana della capolista cestistica San Severo contro Teramo, finita con il punteggio di 78 a 71, in una match che dalle prime battute sembrava una passeggiata per i gialloneri di Salvemini, con uno Cirivini tuttofare che insieme a Malagoli, Rezzano e Scarponi subire il ritorno degli ospiti che con il duo Stampieri Salamina se la giocano e come, mantenendo in bilico il risultato sino a 3 minuti dal termine, con le firme locali sanseveresi a chiudere alla sirena. La sconfitta imprevista per l'Udas Basket Cirignola contro l'ultima in classifica Ortona, vincente 81 a 75, ha dato la rivoluzione alla guida dei biancazzurri Fantini. Nel giro di poche ore c'è stato prima l'esonero di Gigi Marinelli, autore della storica promozione in B, e successivamente la nomina di Agostino Origlio, orlandino di nascita, classe 1974, arriva da Valmontone dove ha conquistato salvezza e Final 8. A lui il compito di risollevare la situazione in casa dei Cannibali. Prossimo turno, dopo Pasqua, domenica 8 aprile, San Severo a Civitanova Marche, vincente su Porto Sant'Elpidio, Udas Cirignola a Fabriano, rivale nei play-out, sconfitta a Perugia. Per Sport Più, da Cirignola, Mimmo Siena.